Dall'edicolante al taxi, dal bar al tabaccaio e alla fine arrivò anche il giorno dell'obbligo del POS. Da oggi il pagamento elettronico non è più una possibilità, ma deve essere una certezza anche per quei settori dove finora era terreno inesplorato. Persino per pagare un biglietto del bus oppure un banale francobollo bisogna consentire l'uso della carta se l'acquirente lo richiede. Nel caso contrario la multa è di 30 euro di ammenda fissa a cui si somma il 4% del pagamento in essere. Alcune sigle dei consumatori plaudono alla svolta mentre alcune categorie del commercio vedono l'iniziativa come una imposizione economicamente insostenibile. Sicuramente alla fine è sempre l'esercente finale che ci rimette. Pagano col POS e poi gli viene voglia di riprendere una bottiglina d'acqua e ripagano col POS nuovamente senza fare un conto unico, ma non ci possiamo fare niente. Le associazioni di categoria fanno sapere che il 99% degli esercenti si era già messo in regola ben prima della scadenza, anche se lamentano il peso delle commissioni bancarie. Sono le banche che ci devono venire incontro in questa cosa. Visto che questo sarà il futuro, allora è bene non pagare commissioni anche se uno paga il caffè per un euro. Purtroppo è tutto a vantaggio delle banche, questa è un'operazione penso fatta a alti livelli, non è per evadere, per l'evasione, è solo per portare sempre più introiti alle banche. Tabaccai ed edicolanti sono in rivolta e sperano ancora in una esenzione, ma nel frattempo anche i giornali cartacei devono mettersi al passo con i tempi. Il fatto assurdo è che mi impongano di farli pagare pur avendo io una commissione determinata da altri. Io non posso rincarare i prezzi, ho un guadagno a agio che è già molto tassato. Mi sembra ingiusto nei confronti di chi come me fa un lavoro a percentuale bassissima imporgli un pagamento poi su un movimento di banca sul POS. È questa l'assurdità.